Don Fabio, oggi una bella giornata, un bell'incontro, un bel ritrovo da parte di tutti i seminaristi della Toscana. Come è nata, diciamo, questo momento? È nato dal desiderio di iniziare, diciamo, l'anno di seminario tutti insieme, di fare un inizio congiunto che fosse un segno di fraternità, di condivisione. Ecco, invece che iniziare separatamente, abbiamo pensato tutti i seminaristi della Toscana iniziano insieme questo anno di formazione, di approfondimento ed ecco questo momento in cui cerchiamo di vivere un'esperienza di fede insieme, guardandoci negli occhi e cercando di rassicurarci, ecco, in ordine a questo cammino che molto bello ma anche tanto impegnativo. Abbiamo scelto Arezzo quest'anno per questo scenario meraviglioso e veramente anche per l'ospitalità che sempre abbiamo trovato in questa città e in questa diocesi. È la prima volta che, diciamo, si inizia l'anno pastorale, l'anno del seminario tutti insieme. Non è la prima volta, ormai diciamo è una consuetudine da qualche anno, però è la prima volta che veniamo ad Arezzo, quindi in un certo senso è un inizio assoluto, ecco, l'essere qui. E abbiamo visto insieme il programma, è un programma proprio bello, nutrito nei luoghi di fede e di arte di questa splendida città che confesso mi ha dato anche i Natali e a cui quindi sono anche particolarmente legato. Don Andrea, oggi è una bella occasione. Arezzo ospita l'incontro regionale dei seminaristi della Toscana. Qual è l'importanza di questo momento e anche la bella occasione di poterlo vivere qui ad Arezzo? Sì, come di consuetudine, ogni anno all'inizio dell'anno nuovo, in un posto della Toscana, c'è questo momento dell'incontro, raduno dei seminaristi, e dei formatori del seminario. Questo momento sicuramente è un momento di stare insieme, un momento di preghiera, un momento anche di scambiare due parole formatori tra i formatori e i seminaristi con i seminaristi. Sicuramente un momento di fraternità che ci sono anche in altri momenti dell'anno, ma appunto sempre iniziamo da questo momento, questo incontro dei seminari di tutta la regione toscana. Bel programma ad Arezzo per visitare anche luoghi significativi di fede. Sì, iniziamo proprio dalla chiesa di San Domenico. Poi ci spostiamo, ci trasferiamo alla Piazza Grande, poi la visita alla Fortezza Medicea e poi pranzo insieme, poi la Santa Messa, la celebrazione della Messa in Cattedrale, presieduta dal nostro Vescovo Andrea, e poi pranzo in seminario. Vescovo Stefano, l'importanza di questo momento oggi è un incontro regionale toscano appunto dei seminaristi qui ad Arezzo. È una consuetudine oramai da qualche anno di iniziare il nuovo anno formativo insieme tutti i seminari della Toscana. Ed è un incontro diventato un incontro, un punto di riferimento, atteso anche da ragazzi, perché è un momento bello di fraternità, di comunione, e dove si danno anche dei punti di formazione, insomma si ricordano perché. Insieme con i rettori, con i quali ci vediamo regolarmente 4-5 volte l'anno, facciamo anche dei percorsi regionali formativi, cioè dei temi che ci sembrano più sensibili via via, e li proponiamo poi ai ragazzi in modo, o attraverso un convegno, che però l'ultimo risale al tempo prima del Covid, perché poi il Covid ha bloccato tutto, ma succede. Però ora ci stiamo ripreparando per proseguire. E soprattutto è stata molto interessante l'esperienza dei gruppi sinodali che abbiamo fatto i seminaristi della Toscana, mescolandoli fra seminari, e quindi gruppi di 10 con l'animatore, secondo lo stile del gruppo sinodale, no? Proprio, che è la cosiddetta conversazione spirituale, che è una condivisione di vita poi alla fine. E molto interessanti, molto, molto. Molto proficui anche, vengono fuori delle cose anche belle. Quindi un bel percorso e anche un bel modo oggi per iniziare questo nuovo anno. Sì.
ci si vede, poi oramai ci si conosce, ovviamente ci sono sempre nuovi, ahimè, sempre meno. Allora loro gli aveva fatto un'accoglienza un po' particolare, poi ci si rivede con quelli che... E allora questo ci permette anche di conoscerci, per esempio c'è stata la GMG a Lisbona e loro si riconoscono, si salutano, eccetera, eccetera, quindi... È un po' un aspetto delle chiese toscane, diocesi toscane, che sono già da tempo in un cammino proprio di comunione, di fraternità, come si dice oggi, camminare insieme. Ecco, si sta facendo, poi dobbiamo farlo sempre meglio ovviamente, ma insomma, oggi c'è bisogno di comunione, perché la missione esige la comunione. Se non c'è comunione non c'è la missione, cioè la missione fallisce. E quindi il nostro ritrovarci non è per stare nel nostro orto, ma per attingere quella forza, diciamo, e quella consapevolezza per essere più disponibili verso gli altri.